Aspetta che prima lo assaggio. Ma no. Ah sì, poca roba. Aspetta che ho paura che cada, non so perché qua, ma... Accio. Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen. Oggi in questo meraviglioso video vi faccio vedere come si fa il pesto con il basilico. Ovviamente è una mia versione, quindi genovesi state calmi, state tranquilli, facciamo pace fin da subito, nessuno vuole rubarvi ricette e niente. Questo è il mio modo, mio aggettivo possessivo, mio, di fare il pesto, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. Gli ingredienti di cui avremo bisogno oggi sono basilico, parmigiano, pecorino, mandorle, olio extravergine d'oliva, sale e aglio. Ok ragazzi, il vero trucco è quello di mettere dentro il freezer tutte le parti che possiamo infilarci. Quindi io ho messo le mandorle, che poi per voi possono essere i pinoli, le noci o quello che vi pare, il contenitore e il braccio meccanico del mini pimer. Questo perché servirà a tenere bassissima la temperatura. Ovviamente anche l'olio era in frigorifero, come il parmigiano e il pecorino. Quindi iniziamo a mettere tutte le parti solide prima, tranne il basilico, ed andiamo ad aggiungere l'olio, ovviamente anche questo freddo di frigo, poi vi lascio tutti i pesi. Ok ragazzi, diamo una frullata. Questo lo facciamo perché così dopo non dobbiamo incattivirci troppo e far sì che magari il basilico si ossidi. Quindi tutto dentro, buttatelo giù nel liquido, così non facciamo troppa fatica, vedete? So che sembra una cosa stupida e scomoda, ma questo farà sì che rimarrà super verde. E adesso si frulla. Andate a intermittenza. Adesso io aggiungo un pizzico di sale. Anzi, aspetta che prima lo assaggio. Un pizzichino di sale. Guardate che roba. Che colore. E adesso prendiamo un leccapentole. E guardate qua. Ed ecco qui la mia versione del pesto alla genovese. Cari miei amici genovesi. Ma ragazzi, come al solito è il momento dell'assaggio. Qua ci siamo perché a me la mandorla tostata così è qualcosa che è incredibile, perché poi si sente sotto il dente, è persistente, è iper cremoso, ha mantenuto un colore pazzesco. Io vi consiglio di metterlo in un barattolino di vetro con un pochino di pellicola a contatto. E niente ragazzi, provate a rifarlo, taggatemi su Instagram che vi riposto, siete in tantissimi e grazie mille ancora davvero per il vostro supporto, mi date proprio veramente la voglia e la carica di starvi vicino in questo periodo così difficile. Come al solito, se il video non ti è piaciuto, mastica e niente, ci vediamo domani col prossimo video. Ciao!